Io partirei dal 37esimo minuto del secondo tempo, quando il risultato sembrava blindato, colpo di testa se non erro di Cappelletti da 0 metri 0, hai fatto una parata che in cronaca abbiamo definito uguale a quella di Buffon con Zidane al mondiale del 2006. Me la ricordi? Sì, 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 me la ricordo. Ma è stata una parata importante ai fini degli ultimi 10 minuti, perché avremmo sofferto dopo se il Padova avesse accorciato, quindi la parata vale per aiutare i compagni e per dare una mano a loro che comunque hanno fatto una partita strepitosa. Vincenzo, ne parlavamo qualche secondo fa con Pillon, probabilmente dopo quel 5-1 casalingo con il Brescia, quel tonfo di qualche settimana fa, è scocchiata la scintilla. Nello spogliatoio è successo qualcosa, perché in queste ultime 3 gare stiamo vedendo un Pescara diverso. Ma a volte le sconfitte fanno bene, probabilmente quella ci ha fatto tirare fuori di nuovo quella cattiveria che parlavamo già nei mesi scorsi, un po' era mancata. Ma la forza di questo gruppo ha sempre lavorato nel migliore dei modi, con la convinzione che i risultati sarebbero tornati, e oggi è stata una prova di squadra secondo me ottima dal punto di vista caratteriale, come quelle di Foggia e come quelle di Crotone, e se il gruppo dà queste risposte a livello caratteriale possiamo stare anche sereni quando qualche risultato non arriva. 140 volte in maglia biancazzurra, premiato all'inizio della partita. Vincenzo, hai un minuto per dire quello che vuoi su questo fantastico traguardo che hai raggiunto. Ma guarda, innanzitutto volevo ringraziare la società e Massimo Mucciante, perché mi hanno procurato questa sorpresa di cui io non sapevo davvero, non mi aspettavo, e sono stato emozionatissimo e felicissimo nel vedere lì Paolo che mi aspettava a bordo campo, dico la verità. E è stata una giornata dalle mille emozioni, l'aspettavo da tanto questa record, ma non per il record in sé, ma perché giocare così tante partite con questa squadra è una cosa che mi rende orgoglioso. E ringrazio Paolo che nel giorno del suo compleanno è venuto qui per premiarmi. E parlando brevemente con lui del Pescara, ho visto che è una persona che quando si parla del Pescara brillano gli occhi, e questa è una cosa che spero un domani di avere anch'io. Tornando a questa gara, Vincenzo, una gara per te particolare, c'è stata anche un po' di sofferenza nel primo tempo, poi nella ripresa avete anche rischiato di dilagare. Come dicevamo anche prima, avete giocato di squadra, quando il Pescara gioca di squadra non ce n'è per nessuno. Sì, questa è una squadra che quando sa soffrire così bene tira fuori il meglio di sé. È indubbio che è nelle nostre caratteristiche di quest'anno. Quando riusciamo a tenere durante i momenti duri della partita, questa squadra sa reagire sempre, ecco. E oggi era una partita tutt'altro che facile, perché al di là della classifica il Padova magari calciava questi palloni lunghi che ci obbligavano ad abbassarci, ma allo stesso tempo abbiamo avuto forza nelle ripartenze, e i complimenti vanno davvero a tutti per la prestazione. L'ultima, Vincenzo, su un tuo compagno di squadra, Ugo Campagnaro, che è stato costretto ad uscire anzitempo. Pillon ha detto dobbiamo vedere come sta, non so se tu ci hai parlato, se ci puoi dire qualcosa di più. No, non l'ho incontrato adesso, mi auguro anche io non sia nulla di grave, perché quando Ugo è in campo la sua presenza ci trasmette carica, ci trasmette sicurezza, è un elemento fondamentale, però al di là di Ugo che parla la sua storia, io credo che sia Gennaro che Andrew che Marco sono tutti giocatori che stanno disputando una stagione straordinaria. Guarda, quindi a giorno ci dicono solo un indurimento muscolare, nulla di grave. Sono contento, però ci tengo a precisare che qualsiasi centrale difensivo quest'anno gioca, io mi sento no tranquillo di più, ho una grandissima fiducia e parlano le prestazioni per loro. Vincenzo, non ci sarà la conferenza stampa di Pillon alla vigilia di Benevento, perché si tornerà in campo fra 72 ore, dunque parliamo un attimo proprio di questa gara che si giocherà martedì al Vigorito, uno scontro diretto contro una squadra costruita per vincere questo campionato, per cercare di vincere questo campionato, ma all'andata il Pescara gioca una delle migliori partite e superò meritatamente il Benevento. Sì, è una squadra che per la Serie B è una corazzata, era partita male,
e adesso ha ripreso terreno. La Serie B è fatta di questi momenti di alti e bassi. Se chi ha più equilibrio nel far durare i momenti negativi il meno possibile riesce sempre a rimanere agganciato alle parti alte come stiamo facendo noi. Di sicuro andremo lì senza paura e proveremo a fare un'impresa.